Grande maestro Sergio Bruni mi fece chiamare dai fratelli Bideri e naturalmente io corsi subito, mi dicevano no, ci sta un grande personaggio che ha bisogno di vederti, anche perché durante i festival di Napoli Sergio Bruni non dava confidenza a nessuno, assolutamente, il maestro Sergio Bruni. E allora io andai alla Bideri all'epoca e vidi Sergio Bruni, il maestro Sergio Bruni, che mi fece proprio così: Antonio, bello mio, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Io quasi mi inginocchiavo, devo dire la verità, per aver avuto questa confidenza del grande maestro Sergio Bruni. Mi sedetti vicino a lui e mi disse: guarda, io ho avuto un'idea, non so se ti fa piacere o meno. Dico: maestro, tutte le sue idee a me fanno piacere, qualsiasi cosa sia. Ho avuto l'onore di essere chiamato dal maestro Sergio Bruni, senza offesa per naturalmente gli altri colleghi miei, tipo per esempio anche Mario Trevi, il grande Mario, che mi ha fatto da padre anche lui in tanti festival che abbiamo fatto insieme. E allora lui mi disse: io ho avuto questa idea, voglio che tu canti una canzone che ho scritto io e il maestro Langella. La canzone si intitola Na Bruna. Ora voglio raccontarvi questo aneddoto che per me ha un'importanza straordinaria. Era in vita ancora il maestro Augusto Visco e Sergio Bruni, quando iniziammo naturalmente a provare, Sergio Bruni ci invitò giù nella sua villa, a casa sua, e quindi era presente anche la buonanima del maestro Langella, la buonanima di mio cognato che mi accompagnava, e insomma c'era un po' di gente appartenenti al teatro, alla canzone, spettacoli vari. A un certo punto inizio a sentire la canzone Na Bruna e all'epoca già tenevo un po' di esperienza per quanto riguarda diciamo così, i motivi delle canzoni, no? E io Na Bruna all'epoca la sentivo monocorde, non si apriva assolutamente. A un certo punto, dopo due o tre prove giù diciamo così, al teatrino del maestro Sergio Bruni, erano presenti appunto Langella, il maestro Visco, mio cognato, eccetera. Ad un certo punto io dico: sentite, io questa canzone, prima che scendesse Sergio Bruni, per carità, ci faceva fare anticamera di un quarto d'ora, 20 minuti, dico: io questa canzone la sento monocorde, non si apre. E come mai? Allora tutti quanti mi diedero addosso, a buon'anima di Langella, mio cognato, eccetera, il maestro Visco, che sapeva tutto, non parlò. E dico: no, io la sento monocorde, che ci posso fare? Non si apre, è bellissima, è un testo meraviglioso. Ad un certo punto che cosa succede? Succede che a un certo punto, mentre stavamo discutendo questa cosa, Sergio Bruni scende e io faccio finta di non averlo sentito che stava venendo giù per provare la canzone Na Bruna un'ennesima volta. E allora lui disse: ma che cos'è sta caciara? Mi piace anche imitare, tra le altre cose. Ma che è sta caciara? Che è successo, maestro? Che è? Maestro Langella? Allora io, nessuno parlava, nessuno lo sa, dico, prendo coraggio e dico: maestro, io devo essere sincero ed onesto, se non è come dico io, decide sempre lei,
e naturalmente io seguo il suo consiglio, eccetera. Però io sono fatto così, se ho qualche cosa da dire, eccetera, io lo dico, poi dopo si vedrà se è vero o non è vero, se ho fatto bene o no. Sergio Bruni dice: allora che cos'è sta cosa? Dimmi, che è st'idea? Allora dico: la canzone la sento monocorde, non si apre. Che l'amore è per chi l'amore, per chi l'amore. Con un bello maglione, pescatore, forassiere, renare, questo quando ora fa quello che vuoi. E poi continua: che l'ha sa fatta così. Allora io qua la sento monocorde perché non si apre. Io, maestro, se mi posso permettere, avrei un'idea. Se posso. Allora lui mi disse: un'idea in che senso? Fammi capire. Fammi capire. Dice: vabbè, allora posso permettermi, io ne ho già parlato con il maestro Augusto e automaticamente vediamo un po' quello. Va bene. Mi metto a pianoforte con Augusto, che già avevo fatto sentire la mia idea a un certo punto, e arriva, con l'acqua e mare. Sergio Bruni che cosa fa? Si fa due passi avanti, due passi indietro, me la fa ripetere un'altra volta, me la fa ripetere questa canzone, questa l'idea mia, con l'idea mia, tre volte a pianoforte vicino al maestro Visco, poi piglia e mi dice: Antonio, vai sul palcoscenico un attimo, vedi là ci sta il microfono, io te lo faccio aprire il microfono al centro e me la canti al centro. E bene, bene, dico io, sì maestro, vado sul palcoscenico e canto questa canzone lì. Lui, finita la canzone, mi chiama e dice: adesso mettiti sulla tua destra, e lui si mise sulla sua sinistra. Me la fece cantare un'altra volta, poi finisco di cantare dalla destra alla sinistra, eccetera, 3-4 volte per vedere un po' questa canzone che effetto faceva attraverso naturalmente la televisione, insomma, i movimenti e le cose. Allora un 5 minuti di pausa, 5-6 minuti di pausa, Bruni si fa 2-3 passi avanti, 2-3 passi indietro e mi dice: bravo, la faremo insieme con la tua idea, faccio pure io questa nota qua. Che ne si è fatta croce con l'acqua e mare, con l'acqua e mare. E io fui, in quel momento mi sentii l'uomo più fortunato dello spettacolo, del teatro e specialmente del Festival della Canzone Napoletana. Il grande Sergio Bruni mi diede questa confidenza e io non potrò mai più dimenticarla, perché mi abbracciò forte 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 e disse: hai avuto un'idea straordinaria. E io ancora oggi questo ricordo lo porto dentro di me in un modo bello, un ricordo straordinario, come tanti colleghi che naturalmente oggi non ci sono più, sono fra le ali degli angeli, come per esempio la Mirna Doris e tanti altri colleghi. Un bacio naturalmente al mio padrino Mario Trevi, padrino, ma veramente padrino padre, perché mi ha fatto da padre Mario Trevi e mi ha insegnato tantissime cose che io ringrazio, e oggi naturalmente sono fiero di aver naturalmente ha avuto tanti padrini nell'ambiente, e madrino più che altro, nell'ambiente della canzone classica e festivaliera napoletana.